Michele Pilia, vive in Sardegna e il suo mestiere è distribuire gelati. Ma ha un talento molto speciale. Riesce a fare questo con la macchina! Ed è il detentore del record mondiale, essendo riuscito a farlo per 371 chilometri. Come fa a essere così rilassato mentre guida? Non sta così. Sta tranquillamente poggiato, come se se la godesse. Siamo andati a trovare Michele nella sua casa in Sardegna per osservare da vicino le sue capacità di equilibrista al volante. La sensibilità è alla base di questa attività della guida su due ruote. Basta un centimetro sbagliato con il volante e la macchina o scende nella posizione normale o, nella peggiore delle ipotesi, si ribalta con la capota e le ruote per aria. E anche questo è un modo per risparmiare le gomme, ma come si fa a sollevarsi senza rampa? Per alzarsi su due ruote, Michele sfrutta la prima legge di Newton, secondo la quale un corpo tende a mantenere il proprio stato di moto finché non interviene una forza ad alterarlo. Perciò prende una curva stretta a destra, creando una spinta verso sinistra. E dal momento che il veicolo ha un baricentro molto alto, si rovescia. E una volta che la macchina è su due ruote, come si fa a mantenerla così? Michele è impegnato in un tiro alla fune tra due forze. Una tende a riportare la macchina su quattro ruote e l'altra a mandarla verso l'esterno. La forza che spinge verso le quattro ruote è la gravità, mentre l'altra è la forza centrifuga. Perciò Michele deve costantemente dosare la direzione del moto e la velocità, in modo da tenere il baricentro della macchina sopra le due ruote. Chiunque voglia cimentarsi nella guida su due ruote deve prestare la massima attenzione, perché questo è uno sport, ma è uno sport pericoloso. Quindi ci si può far male in una frazione di secondo. E poi molte volte sono dei danni anche irreparabili. Michele Pilia lui era! Ma a casa non fatelo!